Appena terminata questa OEM, come si può definire? Ignazio Semeraro, tenore organizzatore di questa Bohème sobria, familiare ma sempre emozionante. Ma diciamo che questo è il nostro obiettivo, cioè, come dicevo anche prima, alla fine dell'opera è quello di portare l'opera, il dramma, nella periferia, diciamo, di Roma, anche se l'euro non è la periferia, però esempi di questo tipo ce ne sono ben pochi. E noi come Camilla Opera Lirica, diciamo che sono più di 15 anni ormai che stiamo facendo questo tipo di azione, e abbiamo iniziato anche con cantanti, in alcuni casi le prime armi, anche con i professionisti, come anche questa sera, e appunto abbiamo creato anche un po' di scuola, abbiamo anche creato quel feeling per il pubblico e quella cultura che poi ha consentito, io penso, e mi auguro, proprio da quello che mi hanno detto, di portare l'opera lirica, diciamo, vicino al cuore di tutti e farli diventare dei melomani, quindi seguire anche le opere nel Teatro dell'Opera, in altre sì, sedi, istituzioni romane. Io credo che questa sia, per me è veramente una grande passione, tu sai, insomma, questo non è stato il mio lavoro principale nella vita, però insomma io ho sempre dedicato con professionalità il mio tempo al canto e mi commuovo. Stasera Mimì non usciva fuori perché c'era un rotto in gola, mi commuove sempre tanto. Io ho conosciuto un maestro del Teatro dell'Opera di Milano, molto famoso, e mi diceva che alla fine dell'opera mi viene da piangere. Puccini ha trovato delle note che sanno colpire le corde del cuore e creare emozioni. Allora sì, sei molto emozionata, è stata, ma come sempre, anche ricordo un anno fa, la Bohème è un'opera particolare, intensa. Sì. A questo proposito io chiamerei gli interpreti. Che cosa pensi di queste nostre iniziative? Io penso che queste iniziative siano importantissime, coraggiose e che debbono continuare. Io devo dare atto a Camilla Opera Lirica che, se non sbaglio, ha festeggiato 50 produzioni recentemente, sì, concerti, sì, opere, e di aver osato molto, di aver proposto anche dei titoli molto difficili e molto impegnativi. Bohème non è un titolo facile, è un titolo impegnativo, richiede molto studio, molta concentrazione, è un'opera difficile da eseguire ed è importante che il pubblico possa avere sul territorio. Non esiste solo il Teatro dell'Opera, non esistono solo gli enti, esistono anche queste produzioni, e come tu hai detto prima, noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare del nostro meglio. Tu lo fai molto bene, perché in tante altre sedi. Ti ringrazio. Tante altre sedi. Ti ringrazio, ma sai, è lo stimolo che ci spinge a dare il meglio di noi stessi in questo tipo di situazioni. E grazie a te, perché grazie a persone come te si continua a fare musica. Perché il mondo della lirica, io ho trovato fino adesso persone, cantanti con un cuore molto grande e diciamo molta generosità. Io adesso vorrei fare una domanda a Yuri, al soprano Yuri Takenaka, che è un soprano, che è una valente pianista, diplomata sia in canto all'università giapponese, e diplomata anche a Santa Cecilia in canto, lo stesso dicasi per il pianoforte in Giappone, diplomata anche a Santa Cecilia in pianoforte. Yuri, quanti anni è che sei in Italia? Tantissimi. Infatti parla benissimo l'italiano. Abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo cantato Désir d'amore, tante cose. Butterfly. Però parliamo di questa Bohème, parliamo di questa splendida Mimì, dai. Due parole, eri emozionatissima e non riuscivi neanche a staccarti dal letto, diciamo, terminale. Dai, è sempre un'opera molto, sì, emozionante. Sì, perché Puccini è grande. Ci fa commuovere anche noi chi canta. Sì, sì, è veramente bellissimo. Complimenti, Yuri.
la parte di Mimì è la parte che tocca più il cuore. E la scena finale è talmente forte che non riesci veramente a trattenere le lacrime. Anche questa volta per me è stata un'emozione veramente intensissima. Grazie a te e grazie a voi tutti. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie.